Instagram, facciamo partire Facebook. Facebook anche live, sì. Che cosa pazzesca. Ciao a tutti qua Luca di Double Clutch per il nostro solito Q&A live del martedì alle ore 19. Oggi ci siamo puntuali. Stavo dicendo che oggi è una puntata pazzesca. Ormai la chiamo proprio puntata, a parte il fatto che non c'è l'audio, quindi ufficialmente saltiamo una puntata del podcast. E salutiamo Francesco che oggi non è con noi, che si è appena connesso. Grande, è una tensione incredibile. L'audio oggi ci abbiamo provato, Francesco, ma non ce l'abbiamo fatta. Ma dietro la camera oggi è una figata, perché abbiamo due persone incredibili, Nicolò e Jackie. Praticamente la redazione e il board di Double Clutch è tutto qua, c'è un sacco di cultura. C'è anche un sacco di ci sono anche un sacco di pronunce sbagliate, ma adesso lo vedremo durante il Q&A se sarà così o no. Tra l'altro possiamo ufficialmente partire con le domande, anche perché ne abbiamo una in canna, dopo vi farò un po' di comunicazioni di servizio, comunicazioni particolari. Adesso direi di far partire subito il timer e partire carichi con la prima. Prima domanda, che è già in sovraimpressione. Grande. LeBron 16 Low Safari. Quindi non abbiamo sbagliato la modalità. Grande. Esatto. Saluti a Francesco di nuovo. Siamo stati bravi. Già direi è un primo traguardo. LeBron 16 Low Safari. Un pezzone incredibile. Tra l'altro è una questione, una domanda molto molto calda, perché è stata utilizzata qualche giorno fa da LeBron, ma anche allo Star Game, dove l'ha cambiata con l'High Quality, se non sbaglio, si è messo anche. E bombissima. Una scarpa incredibile. Allora, tra l'altro, la LeBron 16 quest'anno è una bomba totale, perché il taglio, secondo me, è molto molto bello. Il design della tomaia, beh, l'intersuola rimane la stessa, scusatemi, mi sono perso in questa cosa, perché ci tengo tanto alla LeBron in taglio low, perché ci sono stati molti anni in cui è sempre stata riproposta l'intersuola Air Max, mentre da un paio d'anni, dalla 14 mi pare, viene comunque utilizzata la LeBron Low con la stessa intersuola della signature principale. Comunque noi non l'avremo, ad oggi non ci risulta. Esce l'1 marzo su Sneakers Up, mi pare, e forse altri retailer, ma non ne sono convinto. Una sorta di collabo con Atmos, ma comunque riprende la collaborazione della Air Max con Atmos, uscita nel 2003 se non sbaglio. E bellissima, col Safari Print, che è veramente un classico. Io cercherò di acquistarla, come penso molti molti di voi. Altra domanda fatta da un nostro amico che è venuto a trovarci oggi. Grande, forse ho capito chi è. Come si ripercuoterà sul mercato la rottura della scarpa di Zion Williamson? Ovviamente dovevamo arrivare a quello, ma tra l'altro prima ho sbirciato un po' e non c'è stata tanta gente che ce l'ha chiesto. Strano, perché effettivamente oggi che giorno è? In effetti era tipo la scorsa settimana che è successo, mi sa qualcosa tipo mercoledì o martedì scorso, che avevamo appena fatto il Q&A, era mercoledì, quindi tutta la settimana scorsa è stata a rispondervi, a chiacchierare insieme sulla questione Zion Williamson, che è stata una cosa incredibile. Tra l'altro saluti anche a Diego, che mi ha girato dei dati interessanti. Nike ha perso di azioni un 1.1 miliardi di dollari in un giorno praticamente. Poi ovviamente la borsa è così, va su e giù in un attimo, e Nike rimane comunque dominante nel mercato del mondo del basket. È vero che è stata una questione assurda, e sicuramente sarà importantissimo per Nike il risolvere la questione con Zion, e quindi vedremo come si comporterà con il suo contratto quando entrerà ufficialmente in NBA. Domanda un po' diversa: quanto amate il vostro lavoro? Così. Così, beh, direi tanto, direi assolutamente tanto. Tra l'altro stamattina ho fatto una story in cui ho fatto vedere che venivo al lavoro alle 10 e mi sono preso anche un bel po' di insulti. Ci piace tanto, ci piace tanto a tutti noi del team, direi soprattutto me, che comunque per fortuna o per insomma audacia, quello che volete, sono arrivato personalmente a far sì che parte grossa del mio lavoro sia comunque stare davanti alla telecamera, fare i video, essere un personaggio che risponde, con cui interagite tanto, e quindi mi fa veramente tanto piacere, e direi che è una figata. Nel frattempo ci chiedono come si fanno a fare le domande in sovraimpressione. Allora, bisogna fare le domande sulla story che esce la mattina. Noi abbiamo fatto uscire questa mattina tipo alle 9:30 questa story, dove c'è scritto fate le domande qui. Ed è la classica story delle domande, nel senso, fino a poco tempo fa c'era solo la possibilità di fare le domande, e
l'utente, il proprietario dell'account rispondeva. Ad oggi invece c'è la possibilità di inserire queste domande nel video di Q&A, quindi è veramente una figata atomica, la stiamo usando già da un mesetto, un paio di mesi ormai, quindi basta solo stare sintonizzati con le nostre stories. Tra l'altro salutiamo Franci che sta commentando ogni grande, cosa che diciamo, Jack. Gli piace? Ti piace Frank? Ci siamo? Altra domanda la fa Jackie. Allora, avete le Adidas BYW Crazy Boost? Bene, ah, tra l'altro questa era proprio la parola su cui avevi difficoltà prima, l'avevo vista questa domanda, mi piace, è molto interessante più che altro perché intanto ho visto che alcuni in Italia hanno la BYW e non la spingono o comunque non si vende per il basket, è una cosa bruttissima perché io mi sono comprato quelle di Farrell, le ho prese in uno store specializzato sullo streetwear e che saluto tra l'altro i ragazzi di Sof, e secondo me è una figata di scarpa a livello performance, è veramente super confortevole, boost lungo tutta l'intersuola, molto molto contenitiva e bellissima esteticamente, l'ha usata tantissimo quel grande di John Wall prima di tutti e poi Brandon Ingram ai Lakers e adesso da luglio, se non sbaglio, ovviamente più che altro se non gli girano le scatole ad Adidas, arriverà la BYW 2, che non sappiamo esattamente come sarà, anche nei negozi specializzati basket, perché comunque è una scarpa basket che viene distribuita nei canali moda, un po' particolare, ma un po' come le retro, tutto quel mondo lì. Una domanda fatta nel live adesso da Davide, cosa ne pensi di Space Jam 2? C'è tanto hype anche per quello. Beh, intanto il mondo di Space Jam è tutto fighissimo, il film è ovviamente parte integrante della cultura del basket degli ultimi 20 anni, perché alla fine con MJ come volto è sicuramente un film che è entrato nelle nostre vene, ecco. Ovviamente il 2 c'è tanto hype, c'è tanta attesa, vediamo se LeBron James sarà riuscirà a soddisfare comunque noi che siamo molto esigenti, ecco. Venderete Adidas D-Rose? Sì, la linea di D-Rose, ne ho parlato anche prima, è molto particolare perché ovviamente con la caduta, diciamo, di Derrick Rose era stata praticamente tolta dagli scaffali, tolta dal mondo dei retailer ed era rimasta solo nel canale ufficiale di Adidas, almeno per l'Europa. Da adesso che Rose ovviamente è esploso di nuovo, grande lui, veramente bravo, in teoria dall'anno prossimo, quindi tipo da settembre, una cosa del genere, dovrebbero tornare anche per i negozi. È vero che la 9, quindi quella sul mercato attualmente, non è fantastica. La 10 in teoria dovrebbe essere molto figa e se non ho capito male sarà ispirata anche alla Rose One, perché ovviamente c'è la celebrazione dei 10 anni di signature di D-Rose. Devo comprare un nuovo pallone outdoor, cosa consigli? Palloni sono più o meno, non dico un mercato quasi che rimane sempre lo stesso, ma ci sono proprio le pietre miliari. La prima su tutte secondo me è il Dominate. Il Dominate di Nike è il classico rubber grezzissimo che però sui campetti, soprattutto quelli grezzi in cemento, dura tanto e costa poco. Fondamentalmente per noi che andiamo tanto al playground è importante non cambiare un pallone ogni stagione o quantomeno non spendere un capitale in palloni, altrimenti se si vuole fare upgrade ci sono sicuramente i Versatex sempre di Nike oppure gli All Court di Adidas. Per quanto mi riguarda ci sono anche palloni molto fighi che stiamo cercando di portare qua in Double Clutch, c'è un brand molto figo che si chiama Season, ce n'è uno che si chiama Chinatown Market tra l'altro, molto figo, di streetwear, che ha fatto dei palloni pazzeschi, e ce n'è anche un altro molto figo che ho visto sulle stories di Jacopo Pozzati, che saluto, che è quello con tipo lo smiley, anche quello, ma non mi ricordo, Rise, vabbè, un altro brand super figo che cercherò di portare in Double Clutch. Tema Jordan 1, restock, raffoli in arrivo? Allora, Jordan 1 è sempre un casino, la prossima Jordan 1 che esce, base nera con la striscia rossa, non mi ricordo neanche più come si chiami, tu te la ricordi, no. Jackie? Strano che non te la ricordi, perché Jordan 1 sì, tu sei sul pezzo. Mi è ah, però c'hai al piede la Cyber Monday, che è praticamente quella, tranne la striscia rossa, vabbè, che cambia tutto in realtà. Però comunque quella lì non ce l'avremo, ovviamente le Jordan 1 sono particolari perché sono comunque nel mondo retro, ma tanto anche nel mondo sportswear, quindi le chicche più assurde e più alte non vengono distribuite nei canali basket. La prossima che avremo noi sarà quella
con le cuciture rosse a base bianca barra sail, quindi bianco sporco, molto molto figa. Quella esce in marzo. E la Cactus Jack non ce l'avremo ed è fighissima. Restock, occhio, perché ogni tanto ne abbiamo, non chiedeteci perché, non chiedeteci per come, ma ogni tanto ne abbiamo e li droppo sulle mie stories, quindi sulle stories del canale Luca.Quattrone, perché sennò su Double Clutch è un casino e arrivano un quintale di bot, quindi cerchiamo di evitare quel mondo lì droppandole su un canale più ristretto, ecco. Tema Puma molto particolare, anche oggi ho visto che c'erano un po' di domande su questo nuovo brand, diciamo nuovo perché è ritornato da poco sul mondo basket. Sapete che io ho fatto uscire post, stories, unboxing, eccetera, poi in realtà ho scoperto che non verrà distribuito fuori da Milano, quindi mi sono incazzato e fondamentalmente ho deciso di non parlarne più, quindi possiamo tranquillamente passare alla prossima domanda. Tra l'altro c'è Bans molto attivo, continua a fare domande di qualsiasi tipo. Grande, te lo dico, ci sarà Jack, immagino, esatto, che fa domande del cazzo. Esatto. Saluti, tra l'altro è un sacco che non vado, porca vacca, devo andarci. Giocatore, squadra NBA preferita? Anche questa domanda ostica, oserei dire. Tra l'altro, non dico che simpatizzo per gli Spurs, ma sto vedendo che gli Spurs continuano a perdere ultimamente, mi dà molto fastidio, volevo parlarne con Jack, che attualmente è uscito, che è il nostro uomo, il nostro analista NBA, e domani devo ricordarmi di chiederglielo. Comunque non c'è un vero e proprio team per cui io personalmente tifi, perché fondamentalmente è troppo difficile essere un tifoso per l'NBA, è un mondo così figo, così distante anche, per cui non riesco ad essere ultra alla italiana con il calcio, ok? Quindi diciamo che tifo il bel gioco, un po' come fanno quelli che non sanno nulla. Tema Jordan 4, ci saranno... Jordan 4, scarpa migliore del mondo per quanto mi riguarda, insieme alla Jordan 2, la più underrated. Esce a breve la Jordan 4 Bred, prima la Bred dovrebbe essere maggio, giusto? Sì, pazzesca, la Bred, sto anche meditando se prendere One to Rock, One to Stock, come vorrebbe fare il Kobe, che salutiamo, sì, che in questo momento è in Argentina. Come ha fatto per le Concord, ormai lui veramente schescia, che è una cosa incredibile. Ma questo sabato esce un'altra Jordan 4 che è GG o GS? Taglia donna o taglia bimbo? Quella bianca che abbiamo visto? Sì. Uomo. È uomo? Sì. Ah, ok, quella che esce GG è quella a base rosa con i dettagli neri, che è un rosa... Se vai su capito. Hai sì, capito? Sì, sì, che, sì. Perché quello che non ti piace te non lo guardi su Sneaker Zone. Sì, quelle sono donna, quindi quelle che abbiamo sabato invece sono uomo e sono le Pale Citron, che poi in realtà adesso si chiamano Flight Nostalgia, sono a base bianca con dei dettagli rosso, fucsia, rosa, non ho ben capito che colore sia, però è bello, bello spinto, bello acceso. Sì, se ci sono domande su Facebook, tra l'altro... Sì, danno ulteriori informazioni sulle Jordan 4 Bred, numeri... Pezzi. Allora, Jordan 4... Ah, tra l'altro c'era una domanda sulle taglie. Ce l'abbiamo. Jordan 4 Bred ne escono abbastanza, un po' come le Jordan 6 Infra, quindi occhio, nel senso che le Jordan 6 Infra te le abbiamo fatte fuori in un giorno. Proprio sono rimasti tipo 13, 14 e 15, le taglie un po' più grandi, forse oggi è andato via il 15 dal grande Big Q qua Risa, che salutiamo e ringraziamo. Oggi è arrivato anche Mitch, ma non ho avuto tempo di uscire dall'ufficio e fondamentalmente ce ne sono abbastanza, ma occhio perché vanno sold out subito, quindi è sempre una questione delicata. Occhio, se riuscite a venire in store alle 9.30 meglio, altrimenti alle 10 online dovreste copparle senza nessun problema, però quel giorno lì. Rox86 ci chiede quando vi arrivano nuovi pezzoni di K1X. Grande, saluti a Rox. K1X è un problema, non so come mai, è un prodotto che noi spingiamo tanto, ci piace tantissimo anche in termini di qualità, di grafiche, se sono delle bombe atomiche incredibili, ci deve arrivare un cappellino. Occhio Manuel, sto parlando proprio a te Manuel, occhio perché ci arriva un cappellino che lo devi assolutamente pigliare. A parte questo, non sappiamo quando arriva, perché è un mese che li sto pressando. Dicevano tra febbraio e marzo, in realtà dicevano tra gennaio e marzo, ma io gli ho detto, ragazzi, gennaio-marzo è un po' troppo ampia come finestra, quindi svegliatevi, vediamo cosa ne viene fuori. Riguardo le taglie, che mi pare Corbett, sto cercando Corbett è stato, mi ha chiesto le taglie,
perché non mettete sul post di Instagram le taglie tipo abbiamo qua dalla Size Run 9-14 eccetera. In effetti vediamo che tanti lo fanno. È un problema tra virgolette, uno perché è brutto, sinceramente non mi piace metterlo, due perché dipende tanto dalla disponibilità, le allocazioni, e quindi non vogliamo far vedere le allocazioni, sarebbe la quantità che viene designata allo store da parte del brand, e non mi piace far vedere quante possibilmente possiamo averne. E quindi è una cosa che secondo me ci fa sbilanciare un po' troppo, e poi ripeto, esteticamente non mi piace questa come risposta. Ok, c'è un po' di confusione su dove si devono fare le domande, cioè comunque si possono fare nel live, assolutamente è più difficile ovviamente rispondere in quelle in live, anche perché magari quelle sulle stories noi le selezioniamo, le guardiamo prima, ci prepariamo meglio, ecco. Fondamentalmente alle 9:30 della mattina, 9:10, una cosa del genere, droppiamo una story sul Double Clutch dove diciamo fate le domande qua, poi lì vengono accumulate tutte le domande durante il giorno, gli diamo un occhio e poi nel Q&A live riprendiamo queste domande un attimo che, tac, e quindi riescono a venire in sovraimpressione. Se comunque le fate nel live, no problem, le guardiamo. Esatto, adesso Michele ti chiede quando vedremo delle nuove Kobe. Allora, nuove Kobe intendi però silhouette, quindi nuova signature o nuove colorway, perché nuova signature ormai con la AD è un casino, non lo capisco neanche io, continuando ad uscire Kobe con sempre AD davanti e qualcosa di diverso dopo, e non riesco a capire perché le acquistiamo tutte al buio senza poter vedere né il colore né la forma della scarpa, e quindi veramente non ve lo so dire. Di norma verso luglio esce il modello nuovo, nuove colorway invece più o meno ogni mese ce n'è almeno una, ecco. Ok, ultima domanda su Istanbul. Yes. Ok, qualche info? Allora, giusto, dovevo dirla anche come comunicazione di servizio, quindi grande. Grandi tutti, grandi, grazie per i vostri feedback. Tra l'altro vorrei sapere anche ancora di più cosa ne pensate del video che abbiamo fatto ad Istanbul in collaborazione con Adidas, diciamo, collaborazione, è una cosa particolare. Però tra l'altro se mi passi anche questa, perché il prodotto centrale del video di Istanbul è stato proprio la Dame 5, di cui ci è arrivata questa colorway, secondo me molto molto bella. Tra l'altro è una delle prime che è uscita nelle stories sia di Dame che addirittura di Zandi, che salutiamo, di Cecilia. Comunque il video a Istanbul è stata una figata da fare, quindi io in certi momenti mi sono anche sentito un po' fanboy, soprattutto con Gigi, perché è una persona, a parte che è una persona splendida, ma in più è veramente un giocatore incredibile, era bellissimo da vedere tirare da vicino, anche perché ha delle mani, ragazzi, che sono veramente una padella, è una cosa incredibile. E se non l'avete ancora visto, andatevelo a guardare su YouTube, anche perché abbiamo superato, mi sa, le 27, 25 era ieri, 27, abbiamo messo anche gli 27.000 views, abbiamo messo anche i sottotitoli in inglese, e ha avuto molto successo. Abbiamo in canna, possiamo dirlo, abbiamo in canna degli altri Double Clutch No Move da Panico, un altro per febbraio, per marzo, scusatemi, e un altro, se non sbaglio, per aprile. Ci sono veramente tantissime cose, tantissima carne sul fuoco, e non vediamo l'ora di dirvelo. Direi che per ora possiamo chiuderla qua. Ovviamente noi ci rivediamo per l'unboxing di venerdì alle ore 12.45. Abbiamo un bel po' di pezzoni, direi, tra cui un paio di Adidas, un paio di Jordan. Ci saranno anche le Jordan 4, appunto, che escono questo sabato. LeBron 16. La LeBron, bravissimo, la LeBron 16, che però bisogna controllare se è stata spedita e se arriva, perché è sempre un casino. Ci sarà una LeBron 16 che esce questo sabato, che si chiama Toy Story o Buzz Lightyear. Secondo me è una figata, spero che non ci sia nessun rimando sulla soletta Toy Story, se no mi tocca comprare anche quella dopo la LeBron 16 Watch the Throne, che secondo me è una colorway incredibile. Non ci vediamo domani per la presentazione tecnica, perché non abbiamo fatto in tempo a girarla, giusto? Non l'abbiamo girata due la settimana scorsa, no, perché magari a volte mi perdo, ma non ce l'abbiamo fatta. La prossima cosa sarà? Beh, vi lascio un po' con la domanda nella testa che vi ronza lì. Direi che
podcast, citazione. Podcast, cosa? Niente, seguitelo. abbiamo superato Montemagno. No, quasi. 1000 ascolti però. Infatti. Interessante, non lo sapevo neanche. Comunque sì, anche il podcast è una figata. Tra l'altro saluti anche, a proposito di podcast, di radio, di mondo televisione, saluti, un saluto ed un abbraccio a Gianluca Gazzoli, che è venuto anche in store qualche giorno fa e che è veramente una fonte di ispirazione, è veramente un grande, perché mi piace un casino come lavora, quello che fa e la passione che ci mette. Detto questo, grazie mille per il supporto e alla prossima.